Il progetto Drone Virtuale nasce da un'idea di Paolo Dal Prato, un fotografo professionista che si dedica allo sviluppo di nuove tecnologie anche nell'ambito del sistema Google. Attraverso l'utilizzo di dati nativi di Google Maps, riesce infatti a lavorare nell'ambiente di programmazione del famoso motore di ricerca e riesce a creare filmati di volo virtuale utilizzando direttamente i dati nativi. Il drone virtuale diventa quindi uno strumento di viaggio, ma soprattutto uno strumento di approfondimento della conoscenza, perché può essere arricchito dalle informazioni territoriali che l'archeologia e la storia possono darci. Da questa intuizione infatti è nata la collaborazione di Paolo con la società cooperativa archeologica ARA. Nel periodo del primo lockdown in Italia abbiamo prodotto una serie di filmati che hanno permesso di mostrare la bontà del progetto, rientrato anche all'interno del progetto Resili Art Italy coordinato dall'UNESCO. Il drone virtuale è quindi un ottimo strumento per raccontare territori e infatti, grazie all'interessamento e alla collaborazione della dottoressa Giorgia Di Paola della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Caserta e Benevento, abbiamo realizzato una breve presentazione di un contesto particolarmente interessante, per il quale in questo momento la visione dall'alto è forse una delle migliori risorse. Buongiorno, sono Giorgia Di Paola, funzionario archeologo presso la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Caserta e Benevento. Questo video è frutto di una collaborazione nata con Paolo Dal Prato, autore del progetto Drone Virtuale, e Massimo Pianigiani della cooperativa ARA per la valorizzazione del patrimonio culturale di una piccola porzione di territorio ricadente all'interno del Parco Regionale del Matese e posizionata all'estremità nord-orientale del territorio di Caserta. Si tratta di un territorio che si distingue per la peculiarità e la varietà delle valenze paesaggistiche ed ambientali, ma che ha preservato al contempo importanti testimonianze archeologiche pluristratificate relative alle varie epoche e ai popoli che ne hanno caratterizzato lo sviluppo, determinando di conseguenza anche il profilo del paesaggio storico. Tra gli elementi caratteristici del paesaggio archeologico dell'Alto Casertano annoveriamo indubbiamente le cinte murarie in opera poligonale o megalitica della media Valle del Volturno, che rappresentano indubbiamente un osservatorio privilegiato per la comprensione delle dinamiche insediative di una vasta area interna della Campania settentrionale attraversata dal medio corso del fiume Volturno e da vie naturali di collegamento. Il momento di massima fioritura di questi insediamenti si colloca nel periodo delle guerre tra Sanniti e Romani, ovvero tra il IV e il III secolo a.C., ragione per cui si attribuisce a questi insediamenti un ruolo eminentemente difensivo. Studi recenti, tuttavia, vi colgono anche il segno di una forte impresa collettiva che individua nella costruzione di tali opere una modalità di affermazione identitaria da parte delle popolazioni italiche, di controllo e di presenza stabile sul territorio. Apprezzare e conoscere, da un punto di vista inconsueto ed estremamente innovativo, un patrimonio culturale così peculiare e distintivo, lo strumento del drone virtuale si presta particolarmente ad assolvere a tale scopo, in quanto capace di valorizzare a scala territoriale i singoli insediamenti e il paesaggio in cui questi si inseriscono, mettendo in risalto il ruolo specifico di ogni insediamento sul controllo di itinerari, valichi o risorse. Il nostro viaggio virtuale prenderà le mosse dall'estremità settentrionale del territorio campano, al confine con il Molise, e si snoderà tra i comuni di Capriate al Volturno, Ciorlano e Pratella, in provincia di Caserta. Partendo con la nostra esplorazione dal comune di Capriate al Volturno, il primo insediamento fortificato in cui ci imbattiamo è quello ubicato in località Mandra Castellone, alla quota di circa 635 metri. Le sue strutture sono interamente ricoperte dalla vegetazione, al punto che riusciamo a cogliere dall'alto soltanto la forma del sito, approssimativamente circolare. Il circuito difensivo era costituito da una cinta apicale, costituita da blocchi irregolari posti in opera a secco, da cui
cui, a partire dall'estremità nord-occidentale, si sviluppava in direzione sud, verso la valle del Volturno, un muro in opera poligonale. L'insediamento, in virtù della sua posizione strategica, stretto tra il fiume e la montagna, era quasi certamente preposto al controllo del punto di passaggio tra l'area campano-sannitica del Medio Volturno e la piana di Monte Roduni, in provincia di Isernia. Data le dimensioni piuttosto modeste, si ritiene che abbia avuto una funzione squisitamente militare, offrendo rifugio alla popolazione insediata nella valle del fiume Sava o fungendo talora da punto di avvistamento. Non mancano tuttavia interpretazioni discordanti, che ipotizzano una frequentazione del sito a carattere più stabile e continuativo. Muovendoci grosso modo lungo la stessa direttrice, a circa 6 km in direzione sud rispetto al sito di Mandra Castellone, troviamo l'insediamento di Monte Castellone di Torcino, nel comune di Ciorlano. Il sito occupa la sommità di un pianoro che per le sue caratteristiche geomorfologiche ben si presta ad essere letto come sede privilegiata di un insediamento fortificato. La fitta vegetazione impedisce di comprendere appieno lo sviluppo del circuito difensivo nella sua interezza, lasciando appena intravedere soltanto le tracce delle due cortine murarie che dalla sommità, alla quota di 420 metri, scendevano a mezza costa lungo i fianchi della collina. Il sito gode di un'ampia visuale sulla fertile pianura che si stende ai suoi piedi e lungo la sponda sinistra del fiume Volturno. Le dimensioni ragguardevoli e l'altitudine non troppo elevata lascerebbero ipotizzare che il sito sia stato occupato non solo per scopi meramente difensivi, ma che abbia piuttosto giocato nel lungo periodo il ruolo di focal point nell'ambito delle dinamiche insediative che hanno caratterizzato questo comparto territoriale. Distante solo 5 km in linea d'aria rispetto al sito di Monte Castellone di Torcino e dotato di una posizione strategica eccezionale, sulla sommità del Monte Cavuto, nel comune di Pratella, sorge il centro fortificato di Roccavecchia. Il sito si caratterizza come un vero e proprio abitato d'altura, difeso da mura in opera poligonale, con un'acropoli nell'angolo nord-occidentale e una serie di strutture abitative, edifici pubblici e riservati al culto, di cui si riescono a cogliere dall'alto soltanto labili tracce ed orientamenti. Uno degli elementi di maggiore interesse è certamente la presenza di una cavea teatrale scavata nella roccia. In esso è stato proposto di identificare, sulla base di un famoso passo di Livio, la sannitica Callife, conquistata dai Romani nel 326 a.C., insieme con i centri di Rufre e di Allife. L'insediamento sul Monte Cavuto faceva sistema con le altre cinte poligonali che dovevano sorgere sul Colle Saracino e lungo il Colle La Croce, ubicate rispettivamente a nord e a sud-est della cinta principale. Tra le funzioni dell'abitato rientravano sicuramente il controllo della pianura sulla sponda sinistra del Volturno e dei transiti che si svolgevano lungo la medesima direttrice fluviale, nonché il presidio dell'imbocco della Valle di Prata.